Ho scelto questa scuola perché ero interessata alla materia di scienze umane, che si suddivide in quattro rami delle scienze umane, ovvero psicologia, pedagogia, sociologia e antropologia. Questa scuola, diciamo che la materia che mi ha spinto principalmente a scegliere questa scuola è stata psicologia, ovvero lo studio del comportamento umano e della mente. E inoltre non è improntata particolarmente su materie di stampo scientifico, però per lo più su materie umanistiche che hanno come ambito lo studio delle lingue, delle lettere classiche e un po' più in generale della filosofia e della storia. Inoltre questa scuola si occupa appunto dello studio dei processi evolutivi dell'uomo e quindi del suo comportamento, della sua identità, della sua educazione e anche delle sue relazioni sociali e socio-economiche. Le materie che mi piacciono principalmente in questa scuola sono scienze umane e filosofia. Scienze umane si suddivide in psicologia, ovvero lo studio del comportamento della mente umana, pedagogia dei processi evolutivi del bambino, antropologia, lo studio appunto delle varie culture presenti nel mondo e sociologia, lo studio del comportamento umano in generale, della società, della collettività. Inoltre, la materia che ha suscitato in me molto interesse è stata psicologia, soprattutto perché aiuta a sviluppare il senso critico e capire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato al fine di attuarlo poi in casi concreti della vita. E inoltre studia appunto i processi mentali del singolo individuo e quindi aiuta a comprendere anche se stessi e gli altri. Invito i ragazzi a scegliere questa scuola se sono interessati principalmente alle materie di scienze umane, quindi di psicologia, sociologia, antropologia, pedagogia e di letteratura. Questa scuola inoltre fornisce un approccio multidisciplinare e quindi permette di accedere a qualsiasi facoltà universitaria, in particolare quella di sociologia, psicologia, antropologia e scienze della formazione. E in particolar modo al termine del percorso formativo avremo acquisito la padronanza del linguaggio, delle metodologie e delle tecniche di indagine che costituiscono appunto i rami delle scienze umane. Ho scelto questa scuola innanzitutto perché sono sempre stata interessata alle lingue, sono sempre stata curiosa, ma anche perché penso che imparare lingue diverse dalla nostra e studiare diverse lingue possa rappresentare un arricchimento personale, anche perché non solo si entra in contatto con la lingua in sé, ma si studiano anche culture diverse, si studia la storia, la lingua, la letteratura, ma anche si affrontano argomenti comunque di attualità, quindi questo ci avvicina molto a culture diverse e penso che questo sia molto importante. E poi anche perché pensando più magari al futuro, le lingue sono molto richieste in tutti i settori lavorativi e anche questo secondo me è importante. Io studio inglese, tedesco e spagnolo e penso che una cosa molto utile e che mi piace tanto siano le ore di conversazione con l'insegnante madrelingua che ci danno la possibilità di sviluppare le nostre capacità soprattutto di conversazione ma anche di imparare magari espressioni e modi di dire che non possiamo imparare dai libri e che sono propri della lingua che studiamo. Un'altra opportunità che offre la nostra scuola è quella di partecipare a progetti internazionali come quello dell'Erasmus. Si tratta di uno scambio tra varie scuole europee e consiste nell'ospitare studenti di vari paesi e di altre scuole e anche di essere ospitati da loro. Io, ad esempio, a gennaio dell'anno scorso ho potuto frequentare una scuola austriaca per 6 giorni ospitata da una famiglia austriaca e ho potuto parlare inglese, che è la lingua ufficiale del progetto, ma anche tedesco. Un altro punto di forza della scuola è quello, fin dalla prima, di poter fare viaggi di istruzione all'estero, a differenza degli altri indirizzi, e questo ci permette di mettere in pratica le lingue che studiamo visitando paesi dove appunto si parla inglese, spagnolo, tedesco. Un altro punto di forza sono le certificazioni linguistiche, infatti il Da Vinci ci permette di prepararci per affrontare esami di certificazione. Ad esempio l'anno scorso io e dei miei compagni abbiamo partecipato a un corso facoltativo di tedesco e abbiamo potuto sostenere l'esame di certificazione B1 presso il Goethe Institute di Milano. Consiglierei questa scuola soprattutto a chi come me ama le lingue, ama viaggiare ma ama anche conoscere culture diverse dalla nostra
E consiglierei anche di prendere in considerazione il fatto che il corso non prepari solamente nelle lingue, ma consente allo studente di iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria, non per forza proseguendo appunto nelle lingue, oppure anche di entrare direttamente nel mondo del lavoro. Per quanto riguarda il lavoro, la scuola offre la possibilità di svolgere dei tirocini, quindi si tratta di ore scuola-lavoro dove abbiamo la possibilità di entrare nel mondo del lavoro e capire anche come funziona. Ad esempio, noi l'anno scorso abbiamo collaborato con il consorzio turistico per la realizzazione di Deplian, abbiamo capito come correggere i testi, come scegliere le foto e il formato del Deplian che abbiamo realizzato. Ho scelto questa scuola perché mi sono sempre piaciute le materie scientifiche e soprattutto perché mi affascina molto il mondo della progettazione e delle costruzioni in generale. Mi affascina sicuramente la possibilità che abbiamo anche solo come studenti di utilizzare strumenti e programmi che utilizzano anche i professionisti veri e propri, come per esempio AutoCAD, che ci viene insegnato ad usare fin dal primo anno per il disegno tecnico. Dalla quarta usiamo anche BIM, che è un software che permette di progettare edifici tridimensionali. Consiglierei questa scuola per le opportunità che offre alla fine dei 5 anni. Infatti si possono proseguire gli studi all'università iscrivendosi a facoltà come ingegneria e architettura, oppure si può iniziare subito a lavorare in studi tecnici, in enti locali o nella pubblica amministrazione, oppure come liberi professionisti. Inoltre, nel triennio abbiamo anche la possibilità di svolgere l'alternanza scuola-lavoro per poter conoscere da vicino il mondo del lavoro e dell'edilizia. Ho scelto il liceo scientifico in totale autonomia, soprattutto grazie ai vari test di orientamento che ho frequentato alle medie. Infatti ho subito capito che questa scuola mi avrebbe offerto un'ottima preparazione e una conoscenza a 360 gradi, quindi un ottimo bagaglio culturale. Inoltre ero già certa che avrei voluto frequentare degli studi universitari successivamente, quindi grazie anche a ex studenti che hanno frequentato questa scuola ho scoperto che il liceo scientifico mi avrebbe dato un'ottima base di partenza e mi avrebbe aperto la strada a tantissime facoltà. Successivamente ho poi anche capito che questa scuola offriva un ottimo connubio tra le materie scientifiche di mio grande interesse e quelle di tipo umanistico. Inoltre, grazie agli Open Day che ho frequentato in terza media, ho scoperto delle strutture addette ai laboratori di scienze come questo, oppure di informatica o di lingue, che mi permettevano di poter mettere in pratica ciò che apprendevo teoricamente durante le lezioni. Di questa scuola, ovviamente, avendo scelto un liceo scientifico, mi piace lo studio di tutte quelle materie scientifiche che sono matematica, fisica, chimica e le varie scienze naturali, perché proprio mi permettono di comprendere tutto il funzionamento di ciò che mi circonda. E secondo me questo studio è in grado di appassionare e anche di creare curiosità, che è poi alla base della conoscenza. Altro fattore che ho imparato ad apprezzare del liceo scientifico è il fatto che si può osservare uno stesso evento o fenomeno sotto più punti di vista. Infatti, ad esempio, quando abbiamo studiato il romanticismo ho potuto apprezzarlo sia dal punto di vista artistico, letterario, storico, culturale, avendo un quadro completo di quel periodo. Quindi è l'interdisciplinarietà, in poche parole, questo aspetto così affascinante del liceo scientifico che permette alla mente di essere sempre più versatile. Altro aspetto che mi è piaciuto molto di questa esperienza è stato l'Erasmus, un progetto a cui ho potuto partecipare a inizio 2020 che mi ha permesso di partecipare a delle lezioni tenute in inglese presso l'Università Austriaca di Mittersill e presso la quale ho soggiornato per una settimana in modo del tutto gratuito. Altre attività extrascolastiche che propone il nostro istituto sono ad esempio quelle di arrampicata, di canoa, di fotografia e corso fondamentale anche per la vicinanza con la Svizzera è anche il corso opzionale di tedesco, offerto dai docenti qualificati e fatto con grande serietà.
Inoltre la nostra scuola si occupa anche del benessere dello studente, infatti abbiamo nel corso del quinquennio affrontato diverse discussioni, diversi dialoghi. Infatti questo dialogo ci permette di avere una capacità di giudizio critico, una capacità nel dialogo e che quindi ci aiuta sia all'interno dell'ambito scolastico ma anche per tutto ciò che è extracurricolare. Il primo punto per il quale consiglierei questa scuola è la capacità empatica e di dialogo tra gli insegnanti e gli studenti. Infatti gli insegnanti spesso non si concentrano solamente sul gruppo classe, ma anche sull'individuo, il singolo, che come ovvio che sia nel quinquennio incontrerà delle difficoltà, delle debolezze anche a livello scolastico. Questo permette di ottimizzare l'apprendimento di ogni singolo individuo. E grazie a questo abbiamo anche osservato uno sviluppo sia a livello educativo che anche interpersonale, dei rapporti interpersonali. In realtà però io consiglierei il liceo scientifico non solamente per questo grande castello di informazioni che alla fine, diciamocelo, spesso si dimenticano dopo breve periodo, ma più che altro per una cassetta degli attrezzi che ti consegna, quindi una capacità del dialogo, come ho ben detto, una duttilità mentale, una flessibilità che serviranno sia all'interno di un ambiente universitario che lavorativo e comunque anche interpersonale. Io come altri miei compagni abbiamo deciso di frequentare questo indirizzo in quanto unisce due obiettivi, nonché il conseguimento delle attività tipiche del liceo scientifico ed relative alle discipline scientifiche, ed inoltre unisce le attività relative allo sport, portando all'apprendimento del linguaggio, delle tecniche e delle metodologie relative. Le ore di matematica, fisica e scienze sono uguali rispetto allo scientifico. Scienza è potenziata nella prima in quanto è presente un'ora in più e non sono presenti latino e arte. Innanzitutto trovo interessanti le materie scientifiche, stimolanti e di grande attualità, e secondariamente in questi 3 anni abbiamo avuto l'opportunità, salvo comunque i periodi in cui c'è stata l'emergenza sanitaria, di effettuare delle uscite sportive nel territorio con guide specializzate. Per esempio abbiamo effettuato l'attività di canottaggio sul lago di Novate Mezzola, abbiamo fatto delle lezioni di orienteering nei territori circostanti, ci ha spolata nelle montagne di Madesimo, ed inoltre il nostro istituto ci ha dato la possibilità di utilizzare questo centro polisportivo per le attività di curling, nuoto, pattinaggio sul ghiaccio e hockey. Nel campo di atletica abbiamo potuto effettuare tutti gli sport relativi a questo ramo, ed inoltre nella palestra abbiamo effettuato degli sport di squadra, come per esempio pallavolo e basket. In primavera è prevista l'attività di mountain bike che appunto dovremmo effettuare nei territori circostanti. Consiglio questa scuola per molteplici ragioni. Innanzitutto tutti i ragazzi che praticano e amano lo sport, ma anche a quelli che vogliono avvicinarsi all'attività sportiva, senza comunque tralasciare gli obiettivi, quindi l'apprendimento delle competenze base per continuare in un percorso universitario o per entrare nel mondo del lavoro. Le uscite sportive sono molto importanti per la conoscenza di nuovi sport, a volte sconosciuti allo studente, o comunque per migliorare il rapporto all'interno della classe. In questi 3 anni il rapporto è notevolmente migliorato all'interno della mia classe, inoltre si è instaurato un clima piacevole e si sono formate anche delle nuove amicizie.
I professori sono disponibili quando ci sono degli alunni in difficoltà e per mettere in evidenza le potenzialità di ciascuno. Soprattutto il professore o la professoressa di discipline sportive o scienze motorie cerca di creare un clima collaborativo all'interno della classe, rendendoci partecipi anche del piano annuale relativo alle attività da svolgere, chiedendoci appunto i nostri interessi sportivi e quindi decidendoli in base a quelli. Ho scelto questa scuola per l'offerta formativa che dà. Infatti mi può dare un'ottima formazione sia a livello linguistico sia a livello giuridico ed economico. Poi un altro motivo è perché l'ho scelta è perché mi dà un'ottima preparazione, un'ottima formazione senza dover necessariamente proseguire gli studi universitari e anche una volta che ho preso il diploma posso inserirmi immediatamente nel mondo del lavoro. Poi un'altra cosa che mi ha attratto è il nuovo corso RIM, che dal terzo anno è caratterizzato per lo studio di una terza lingua straniera, che è lo spagnolo, e anche perché vediamo le materie economiche da un punto di vista oltre che classico anche a livello internazionale. La cosa che mi piace di più di questa scuola sono le discipline economiche e anche la lingua inglese. Mi piacciono perché innanzitutto sono molto interessanti e anche in molti casi riguardano o si collegano comunque a degli argomenti che riguardano l'attualità o la nostra storia. Poi, ben pensandoci, un'altra cosa che mi piace sono le attività che vengono organizzate magari con degli esperti o delle figure professionali e che comunque sono sempre legate al mondo del lavoro e sono molto interessanti anche le attività di PCTO che vengono svolte nelle aziende. Innanzitutto la consiglierei perché rispetto ad un liceo comunque dà la possibilità di inserirsi immediatamente nel mondo del lavoro senza comunque dover andare necessariamente all'università, ma nello stesso tempo, come trovo un liceo, offre delle ottime basi per proseguire negli studi in qualsiasi campo. Poi essendo un tecnico, secondo me è un giusto compromesso tra attività teoriche e attività pratiche che magari in un liceo sono concentrate esclusivamente nell'ambito teorico e, oppure in un professionale sono caratterizzate maggiormente nell'attività pratica. Un altro motivo per cui consiglierei questa scuola è l'ottima preparazione che fornisce nell'ambito delle lingue, che oggigiorno le lingue comunque sono molto importanti e vedere come studiare tre lingue straniere è sicuramente un vantaggio, una cosa positiva.